Di che ti sei scocciato? Io mi sono scocciato della scuola, perché noi abbiamo un cortile che si allaga ogni giorno quando piove. Del fatto che si ritardano sempre le riparazioni nelle aule, quindi ci troviamo con banchi rotti, porte che non si chiudono, oppure che si chiudono e poi non si riaprono. Degli scaldamenti che sono accesi quando fa caldo e sono spenti quando fa freddo. Infatti io mi sono scocciata il dito medio, sia da una mano che dall'altra. Mi sono scocciata dell'inesistente manutenzione delle strade del nostro territorio. E oltre alla scuola mi sono scocciato anche del nostro territorio, perché non abbiamo un posto dove riunirci noi ragazzi. Di tante cose mi sono scocciata. Mi sono scocciato delle persone che non si interessano alla politica, al loro territorio. Vogliamo la cultura, vogliamo tematiche nuove, vogliamo eventi, vogliamo tutto ciò che ci serve per il nostro territorio e soprattutto per la nostra società. Delle lavagne multimediali che abbiamo a scuola, che alcune classi hanno, altre no. Alcune ci sono ma non sono attaccate, non funzionano. Del fatto che non ci sono dei posti per noi giovani dove possiamo stare insieme e parlare normalmente. Mi sono scocciata anche delle buche che ci sono per strada. Mi sono scocciata dei servizi pubblici che non sono perennemente in ritardo e non funzionano. Mi sono scocciato che in questo territorio non ci sta nessuno spazio per noi giovani in cui possiamo sia socializzare, sia divertirci o comunque fare cose riguardanti la cultura. Mi sono scocciata del disinteresse delle persone riguardo a tutto. Certo che sto con Yurt da sempre. E io sto con Yurt. Io sto con Yurt. Stavo con Yurt. Stavo con Yurt. Io sto con Yurt. Io sto con Yurt. Sto con Yurt. Sto con Yurt. Io sto un botto con Yurt. Anch'io sto un botto con Yurt. Stiamo tutti con Yurt, ragazzi. Io sono con Yurt.